Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. L'R con T a 1 e 21 non significa che la situazione sia particolarmente a rischio, lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio al termine della riunione dell'unità di crisi parlando dell'andamento di contagi e vaccini. Ascoltiamo cosa ha dichiarato. Dobbiamo modulare le eventuali azioni di restrizione sul tema dell'impatto sugli ospedali. Quando il Covid diventa pericoloso, quando colpisce persone fragili, quando queste persone fragili finiscono nelle corsie ospedaliere, impediscono poi ad altre di trovare cure adeguate, perché quando si supera un certo numero si devono chiudere le altre attività perché non c'è altro modo poi di poterli curare. Questo è il tema. Oggi siamo lontanissimi da quella condizione. E peraltro la gran parte della popolazione fragile è stata vaccinata per l'80, l'85, il 90% a seconda delle categorie di età e di categorie professionali. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli, ciò non toglie che continuiamo il nostro lavoro. Ho raccomandato alle ASL grande attività sul tracciamento, proprio perché i contagi non sono tantissimi, anzi sono un numero molto limitato. Dobbiamo sfruttare questa condizione per spegnere subito i focolai che si creano e evitare che possano propagarsi per qualche distrazione o per qualche lentezza nell'andare a ricercare la catena della trasmissione. Sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale, lo ha dichiarato parlando ai nostri microfoni a margine dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso di Pescara il virologo della ASL pescarese Paolo Fazzi, che ha detto che i vaccini sono una assoluta priorità da perseguire e che bisogna avere come obiettivo principale proprio quello di raggiungere il più presto possibile l'immunità di gregge. Fazzi ha anche stigmatizzato alcuni comportamenti delle settimane scorse, come gli eccessi anche nei festeggiamenti per la vittoria della nostra nazionale, anche se li ha definiti comunque comprensibili. Una superficie di quasi 2.500 metri quadri, strutture accoglienti e spaziose, apparecchiature mediche all'avanguardia, assunzione di nuovo personale sanitario, 20 unità tra infermieri e operatori sociosanitari e un nuovo concorso per medici per migliorare i servizi. E la fotografia del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, inaugurato ieri dopo quasi 6 anni di cantiere nella zona del CUP, con ingresso alla rotonda tra via Fonte Romana e via Monte Faito. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della regione Marco Marsilio, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, il direttore del dipartimento regionale alla sanità Claudio Damario e i vertici dell'ASL. Il pronto soccorso di Pescara attualmente conta oltre 100.000 accessi all'anno. Quello di oggi, ha detto il presidente Marsilio, è un passo molto importante. Parliamo di un pronto soccorso che raddoppia la superficie e potrà rispondere in maniera più adeguata alle esigenze degli utenti. Per questo numero di accessi, ha aggiunto, è fra i più importanti d'Italia, siamo al 13° posto. La struttura, che accoglie i pazienti non solo di Pescara, ma dell'intera rete regionale di emergenza-urgenza, potrà contare ora su un presidio tecnologicamente e strutturalmente dotato, con tutti gli accorgimenti riguardanti la gestione della pandemia. Credo si possa parlare di una buona pagina di sanità pubblica. L'apertura di questo nuovo presidio, ha concluso Marsilio, si aggiunge alla realizzazione del Covid Hospital inaugurato durante la pandemia e ai lavori di ristrutturazione del presidio ospedaliero San Massimo di Penne, che partiranno a breve. La nostra amministrazione, ha detto ancora Marsilio, è presente e lavora per migliorare la sanità pubblica sul territorio.
È stata riservata una porzione di immobile nel pronto soccorso di Pescara alle malattie infettive con camere di decompressione e acquistate attrezzature di nuova generazione, un attacco a 128 strati, un settore traumatologia e ortopedia, una shock room con 5 posti letto per le emergenze, sede di osservazione breve con 20 posti letto, 2 camere calde per l'accoglienza dei pazienti e una saletta riservata ai familiari dei pazienti purtroppo defunti. L'ospedale di Pescara resta un fulcro delle emergenze, ha detto l'assessore Verì. Non parliamo solo di riorganizzazione strutturale, abbiamo più medici e professioni sanitarie e spazi dedicati alla medicina di urgenza ed emergenza per poter rispondere alle esigenze della collettività dopo le criticità riscontrate in passato. Ora serve, ha aggiunto, l'elisuperficie per il trasporto dei pazienti via elicottero. La struttura vedrà una separazione tra posti Covid e posti non Covid. Il costo dell'opera è stato di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Intanto l'assessore Verì si è dichiarata favorevole alla revisione dei criteri con i quali vengono assegnati per quanto riguarda il Covid i colori alle regioni e ha detto che su questo si sta lavorando ad una proposta comune da parte delle regioni stesse. Sempre la Verì ha anche detto di voler risolvere il problema dei costi relativi al personale con delle borse di studio destinate ai medici che lavorano in pronto soccorso e proponendo anche alla ASL di Pescara l'assunzione di medici di pronto soccorso a tempo indeterminato. Quella di oggi è una pagina storica. Mi chiedo come sia possibile che mentre lo scorso anno abbiamo inaugurato in 3 mesi l'ospedale Covid, ci siano invece voluti tanti anni per il nuovo pronto soccorso. Ora però lo dico perché lo devo dire, serve il DEA di secondo livello. Pescara ha i numeri e le caratteristiche per poterlo avere, lo ha detto il sindaco di Pescara, Carlo Masci. E veniamo ai numeri odierni sul Covid. Sono 25 nuovi casi positivi registrati in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra però nessun nuovo caso e resta fermo a 2513. I dimessi o guariti sono 27 in più, mentre scendono di 4 unità le attualmente positivi. 25, uno in più, sono i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, 1, numero invariato, quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 898, 5 in meno rispetto all'altro ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Eseguiti nelle 24 ore tra ieri e l'altro ieri 2613 tamponi molecolari e 2311 antigenici con tasso di positività allo 0,5%. Persone positive al Covid a bordo del volo arrivato all'aeroporto d'Abruzzo e proveniente da Girona. La task force regionale sta verificando i posti occupati dai positivi in modo da poter disporre la quarantena per gli altri passeggeri. Anche se negativi e muniti di Green Pass, infatti questi ultimi, in base alle disposizioni nazionali sul distanziamento a bordo degli aerei, sono considerati contatti stretti. Si tratta del terzo volo sottoposto a screening dopo l'ordinanza regionale che ha imposto il tampone in aeroporto per chi arriva da Spagna, Gran Bretagna e Malta. Su tutti e tre i collegamenti è emersa la presenza di positivi. Nel caso di Malta, mercoledì è stata disposta per tutti i passeggeri la quarantena di 14 giorni. In quello invece del volo arrivato giovedì da Londra, i viaggiatori dovranno rimanere in isolamento per 5 giorni, come previsto dalle disposizioni nazionali. Ammonta a 900 quintali la quantità di alghe raccolta dalla riviera nord e sud di Pescara dagli operatori di Ambiente S.p.A. 2 notti fa coadiuvati da mezzi di oltre di ditte esterne mobilitati per fronteggiare in modo compatto e tempestivo l'emergenza determinata dall'inflorescenza straordinaria favorita dalle alte temperature. Intorno alle 22 di 2 notti fa si è iniziato a ricevere le prime segnalazioni e le prime chiamate dai balneatori che hanno allertato il comune sullo spiaggiamento del materiale lungo l'intera linea di costa, consentendo agli addetti di organizzare subito il servizio chiuso alle prime ore del mattino col prelievo delle montagne di alghe depositate in cumuli in alcuni punti di raccolta. Lo ha ufficializzato l'assessore all'ambiente del comune di Pescara, Isabella Del Trecco.
Nel corso di questo fine settimana la presenza di una struttura depressionaria centrata sull'Italia sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteo cui stiamo assistendo su gran parte delle regioni del centro e del sud, in particolare per quanto riguarda le zone adriatiche. E infatti proprio sull'Abruzzo è previsto un meteo in peggioramento con cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con rovesci e manifestazioni temporalesche localmente di forte intensità, accompagnate da un deciso rinforzo dei venti da quadranti settentrionali. Situazione favorevole ai nubifragi lungo la fascia costiera e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio la nuvolosità si intensificherà anche sul settore occidentale, con possibilità di piogge temporali in temporanea attenuazione lungo la fascia adriatica. I venti sono previsti deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo nel corso della giornata, il mare generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. I dati sono di Abruzzo Meteo. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.